Federico II nella scuola San Francesco d'Assisi. Grazie ai PON dell'Europa noi siamo riusciti a riportare 30 bambini nell'atmosfera magica dell'antico regno di Federico II. Come tu puoi ben vedere, caro spettatore, noi abbiamo tanti bambini felicissimi perché la scuola non è soltanto nozioni, la scuola è anche emozione. Noi insegniamo e noi educhiamo. Questi bambini hanno vissuto il corteo di Federico della settimana scorsa, hanno camminato sotto l'acqua, hanno camminato sotto il sole, sono felici perché attraverso il gioco, attraverso la musica, attraverso la recitazione, e voi vedete alla mia sinistra Federico, alla mia destra Biancalancia, loro ricordano le origini della propria città. Noi siamo tutti figli di Federico II. I bambini hanno maniera migliore per avvicinarsi allo studio della storia della propria città in maniera artistica, in maniera globale a 360 gradi. Non è soltanto imparare chi era Federico, ma vivere come Federico, vivere come era Biancalancia, giocare come i paesani di Federico II, perché solo così chi conosce il suo passato può vivere il suo presente, può apprezzare la sua madre patria. In questo momento la nostra madre patria è Altamura, perché noi siamo stati edificati da Federico II, perché dobbiamo essere orgogliosi delle nostre madri per essere figli degni del nostro futuro. Io qui rappresento la Fortis, sono in quanto membro dell'organizzazione del gruppo scuola e quindi del gruppo organizzativo del corteo dei fanciulli. Sono anche un insegnante dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, Tommaso Fiore. Questo perché vogliamo portare avanti gli obiettivi di collaborazione, di interazione tra i ragazzi e tra le varie scuole. Vogliamo portare avanti l'obiettivo che le scuole non devono vivere da sole, ma devono integrare. E quindi oggi con questa festa concludiamo Federicus 2014 per iniziare un nuovo progetto di Federicus 2015. Io sono Enza Dorante, un soprano, e sono stata chiamata quale esperta per questo bellissimo progetto. Abbiamo voluto rievocare una situazione medievale, una grande festa medievale alla corte di Federico II. Per cui i bambini si sono preparati per danzare, per offrire doni, e quindi hanno preparato delle danze diverse. La prima danza è una danza di origine araba e quindi ricordiamo l'amore che Federico aveva per gli arabi. E poi ci sarà una danza, un saltarello e la famosissima danza della cordicella. Alla fine di tutto concluderanno i ragazzi con una bellissima stella splendens dal Libre Vermel di Montserrat, che viene nel nostro paese. A noi rendere onore alla sua persona, a Biancalancia e alla sua corte. Mima De Bellis, referente del progetto PON attivo all'interno della scuola San Francesco d'Assisi. Maestra, come nasce l'idea di un progetto PON così organizzato? Grazie al PON abbiamo avuto un piccolo contributo con il quale abbiamo cercato di ovviare ai tempi negativi che corriamo. Abbiamo partecipato in 25 componenti, anch'io mi sono vestita, è stata un'esperienza molto positiva perché i bambini hanno rivissuto praticamente e con notizie approfondite l'epoca di Federico, tanto conosciuto nella nostra città. Hanno scoperto le costruzioni fatte da Federico nei vari posti cittadini e nei dintorni. E poi abbiamo cercato, visto che il progetto era musiche e danze, abbiamo cercato di inserire le danze, abbiamo fatto prima una ricerca, abbiamo cercato di inserire in questo progetto praticamente le danze che al tempo di Federico si realizzavano. Qual è stata la maggiore difficoltà che avete incontrato? L'unico problema è stato un po' il rientro, però tutto sommato non è pesato ai bambini, forse è pesato un pochino di più agli
agli adulti. È stato un progetto, il progetto ha avuto la durata di 30 ore. Noi, essendo alunni di quinta, abbiamo intervallato un po' con le prove invalsi, perché abbiamo sostenuto anche le prove invalsi. Ci siamo impegnati al massimo, ore in più ne abbiamo date. Abbiamo trovato la disponibilità dei genitori che hanno collaborato con noi. Per la realizzazione anche degli abiti? Sì, per la realizzazione dei vestiti. Quest'anno poi, un po' per la pioggia, un po' abbiamo avuto la fortuna di partecipare due volte. Abbiamo indossato due volte gli abiti. Per il corteo? Per il corteo. E oggi stiamo facendo questa manifestazione che spero, noi ce la stiamo mettendo tutta, poi speriamo in bene. Caterina Montenero, referente del progetto PON, balli e musiche della corte di Federico II di Svevia, quali le difficoltà che ha incontrato nella realizzazione di questo progetto? I ragazzi si sono dimostrati, oltre che bravissimi, entusiasti, in quanto oltre ad aver appreso notizie sulla vita di Federico e abbiamo, diciamo, più che altro puntato più sulla vita quotidiana di Federico, sul cibo, sulla vita a corte, i balli, i canti alla corte di Federico, quindi loro sono stati molto incuriositi da questa figura, diciamo, multietnica di Federico. Loro hanno lavorato in gruppo, ogni gruppo ha sviluppato un tema della vita a corte di Federico, Federico a tavola, Federico a caccia, la vita di Federico, e poi dopo ci sono stati i balli e canti dove loro, insomma, hanno dato il meglio di sé. Abbiamo dato delle fotocopie, le abbiamo verbalizzate, le abbiamo fatto lavoro di sintesi di queste fotocopie e abbiamo visto molto, abbiamo usato molto internet, perché con le lavagne e con le LIM abbiamo visto anche dei video sulla vita quotidiana di Federico e quindi abbiamo poi sviluppato questi punti. Quindi varie ricerche? Varie ricerche, sì, ma tutte piuttosto interessanti, ecco, non noiose della vita, in quanto, insomma, la vita bene o male, le gesta sono troppo piccole ancora per memorizzare date, per guerre, i papi, le scomuniche, no, non abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato della vita a corte.